delle collettività, delle città. Ogni città aveva una sua mitologia che riguardava la fondazione, per esempio, della città da parte di dei o semidei. Esistono poi dei miti filosofici, come per esempio il mito della caverna di Platone o il mito di Atlantide, e tra questi c'è anche il mito della musica delle sfere. In realtà non si è costituito come mito, è iniziata una riflessione sui suoni e sulla musica a partire da Pitagora nel mondo occidentale, e testimoniata attraverso poi il pensiero di Platone, di Aristotele e di una serie di altri filosofi e scienziati, fino perlomeno a Severino Boezio all'inizio del Medioevo. Ma questo nome di Pitagora non deve essere, che in parte è mitico, è un personaggio anche lui che appartiene alla mitologia, in parte alla storia, ma in gran parte è leggendaria la figura di Pitagora, non deve farci pensare che tutto inizia con lui, cioè nel V secolo avanti Cristo. E tutto comincia molto, molto prima, fino dalla preistoria. La musica delle sfere, ossia, che poi capiremo meglio perché viene denominata in questo modo, indica una riflessione sulla musica, sull'origine dei suoni e della musica, di dove arrivano i suoni, perché ci colpiscono, perché hanno a che fare con noi, perché dei suoni, una musica, una melodia, un canto possono influire sulle nostre sensazioni, sulle nostre giornate, cambiarci l'umore, darci vitalità fisica, oppure anche darci la possibilità di rilassarci, o stancarci o rattristarci. Di dove arriva questa forza, di dove arriva questa energia? Chiaramente queste sono esperienze dell'umanità più antiche. Fino da 35.000 anni fa noi sappiamo che gli uomini costruivano strumenti musicali. Il flauto di osso più antico è stato scoperto 5 anni fa in una grotta, in un deposito di Neanderthal in Germania. Era un piccolo flauto di osso, così, con 4 foglie. Neanderthal probabilmente non parlava, cioè era un ominide che non aveva sviluppato il linguaggio articolato, eppure costruiva la sonorità. Quindi significa che aveva già capito e sentiva l'importanza dei suoni, che sono i suoni della natura principalmente, che siamo noi, principalmente il più grande strumento, il primo strumento musicale che siamo sicuramente noi stessi, è il nostro corpo, che è un organismo che è in grado di emettere suoni. Gli strumenti musicali sono dei piccoli congegni artificiali fatti da noi, poi vedete anche non fatti da noi, che emettono suoni. Ma chiaramente fin dal primo vagito, alla nascita, l'uomo è uno strumento musicale, è un organismo che emette suoni, e non solo li emette, ma rispetto agli strumenti li sente, li recepisce. Ed è questa circolazione di suoni all'interno di noi, del nostro corpo, e la capacità di riprodurli, che mettono in contatto l'uomo col divino. E questa è la connessione importante che è nascosta dentro questa cifra di parole, della musica, delle sfere. E questa è l'esperienza antichissima che nasce dalla preistoria. Le più antiche cosmogonie ponevano l'origine di tutto nell'oceano primordiale, nelle acque dell'oceano primordiale, che a un certo punto si sono messe in moto vorticoso, e attraverso questo vortice queste acque hanno creato poi gli altri elementi, la terra, e da questo sono usciti fuori l'acqua, l'aria, e quindi l'origine della creazione era vista dal mare, dall'oceano primordiale. Questa è una visione ancestrale, una visione che ha a che fare con le culture della Dea Madre, della Madre Gaikali, che vedevano appunto l'acqua come l'acqua che avvolge l'origine della vita. E anche il suono nasce dalle acque, per esempio la conchiglia, che vedete, come tutte le conchiglie, produce suono.
ma produce suoni particolari che ora vi farò sentire. Non è perché questa conchiglia sia particolare, qualsiasi conchiglia di una certa dimensione produce questa sequenza. Basta tagliare l'apice o fare anche un buco lateralmente e tagliare l'interno. Dentro non c'è niente. Questo è il suono che fa solo soffiando. Possiamo immaginare che qualche bambino nella preistoria abbia trovato la conchiglia sulla riva del mare e abbia provato a giocarci e a vedere che cosa uscire. Di solito non siamo abituati a fare così. E già questo dà un suono, la fondamentale della conchiglia si sente anche questo. Ma stringendo un po' con le labbra il suono fa. Questa è la vibrazione fondamentale. Su questa, poi, stringendo un po' con le labbra, variando la pressione, su questa possiamo trovare la sequenza, a partire da questa nota, una sequenza ben precisa, che si ripete identica in tutte le conchiglie. Dopodiché se ne prendo un altro che è due terzi del primo,
trovo l'altra consonanza fondamentale, che è il secondo armonico della conchiglia. Se poi io prendo una canna che è tre quarti della prima, trovo l'altra consonanza fondamentale, la consonanza perfetta, che è la quarta nota emessa dalla conchiglia del terzo intervallo. Quindi questo oggetto così semplice, che a volte era fatto con quattro canne più quattro, i due tetracordi della musica greca, che era tutta calcolata, tutta fatta a tetracordi, cioè di quattro note in quattro note, insieme formano l'ottava. Ed ecco che possiamo chiamare queste canne adesso, questi suoni, con i nomi che ci sono più consueti: la fondamentale, la quarta, la quinta, l'ottava. Perché questo è il posto che occupano poi nella scala. Scala che abbiamo costruito, questa non ci viene regalata dalla natura come la conchiglia. Quindi questo flauto ci permette di misurare i suoni, perché noi sappiamo che questo e questo sono in rapporto 2 a 1, che questo e questo sono in rapporto 3 a 2 e questa canna e questa, la quarta, sono in rapporto di 4 a 3. Questi primi numeri 1, 2, 3 e 4 sono i numeri fondamentali dell'armonia. E qui entra in gioco Pitagora. Pitagora trova tutto questo già fatto, flauto di Pan, conchiglie, cetra. La cetra è un strumento a corde che a un certo punto è stato inventato nella valle del Tigre e dell'Eufrate, che è passato in Egitto, poi è passato in Grecia. E gli aedi come apportavano? A orecchie, sentivano le consonanze e creavano l'accordatura secondo quello che dovevano esprimere, potendo variare la tensione delle corde attraverso dei bastoncini che sono questi legati qua. Non c'erano le chiavette ancora. Ora, che cosa succede? Che il passaggio da questi due strumenti ad aria a quello a corde è fondamentale, perché qua l'oggetto è sempre fatto di legno, oppure lo fatti con la terza lunga, la pelle, eccetera, ma già richiede un intervento costruttivo, e quindi lo strumento è molto più artificiale che non gli altri così legati alla natura. Ma il mito, e qua rientra il mito di Hermes, vuole riportare questa origine alla natura. Infatti Hermes, secondo il mito, trova su una collina il carapace di una tartaruga morta, aperto, con dei tendini ancora tesi sopra, il vento che li faceva vibrare, e quindi da questo gli viene in mente di costruire la prima lira, con il carapace della tartaruga, la pelle sopra e i tendini, le cose erano fatte di budello, di tendini tesi sopra. Quindi riportano sempre all'origine del suono, comunque all'oggetto naturale, che sia animale o che sia vegetale. Resta il fatto che poi, quando io devo andare ad accordare, qua la natura non mi dà mi dice cosa devo accordare, ma la natura è interna, mi dice che certi suoni sono consonanti e sono piacevoli e si fondono bene tra di loro e altri no. Quindi, per esempio, in questo strumento abbiamo questo tipo di accordatura e di suono. Tante variabili. Ora, questo
Questo è il problema di Pitagora. Come posso io accusare perfettamente una cetra se l'aedo, il musicista, il citarello, perde il dito, in qualche modo non si regola, è frastornato. E io, che non sono esperto e non ho questo lo stesso dono, voglio accusare, come faccio? E quindi inventa un oggetto che si chiama canon, che è il monocordo. Il monocordo che cos'è? È una semplice scatola di vetro lunga con una corda di senso. Lui prende la corda, la tira a un'altezza arbitraria, qualsiasi, divide esattamente a metà lo spazio tra i due porticelli e trova l'ottava, la prima consonanza. Lo divide a due terzi e trova la quinta, la seconda consonanza. Lo divide a tre quarti e trova. Si accorge che questi primi quattro numeri, 1, 2, 3, 4, hanno qualcosa di particolarmente magico, perché le relazioni tra questi quattro numeri costituiscono la misura delle consonanze perfette. E quindi inizia una, e da lì che inizia questa mistica del numero pitagorico. Guardate come fa. Immaginate un triangolo. Al vertice c'è 1, che non è un numero, perché è l'origine di tutti i numeri. 1 da solo non è una cifra. Tenete presente, noi abbiamo in mente lo 0. Loro non consideravano alcun simbolo per il nulla, per lo 0. Non c'era. C'era l'1, che era l'origine, e non era un numero. Poi abbiamo 2, il primo numero, che è l'illimitato, il femminile. Poi abbiamo 3, che è illimitabile, il maschile, il primo numero. E poi abbiamo 4 alla base. Se sommiamo questi numeri, 1 più 2 fa 3, più 3 fa 6, più 4 fa 10. 10 è il numero perfetto perché contiene tutti gli altri numeri. I rapporti tra questi numeri, tra 4, 3, 3, 2, 2, 1, contengono il segreto delle consonanze. Dunque, per lui, questi numeri possono essere la chiave di interpretazione dei fenomeni della natura e di tutto l'universo. Non solo per quello che ho detto, ma anche perché, per esempio, il triangolo rettangolo perfetto come si costruisce? 4, un cateto di 4, uno di 3. Automaticamente l'ipotenusa è 5. Loro ragionavano essenzialmente sui numeri interi. Quindi il 5, che è questo numero così importante, che è poi il risultato di 2 più 3, 2 il femminile più 3 il maschile, è il simbolo del matrimonio, dell'armonia, dell'amore. Quindi per loro i numeri, le cifre avevano anche un valore simbolico, non soltanto quantitativo. Questo è importante da tenere presente. Ora, noi sappiamo pochissimo della musica greca, ci è arrivato di tutto. La poesia, la letteratura, la storia, tutto ciò che è scritto, ma purtroppo della musica ci è arrivato pochissimo. Eppure tutta la poesia raccontata, tutti i poemi erano sempre accompagnati dalla cetra. Io vi faccio ascoltare un brano che è la più antica canzone intera conosciuta, che è stato ritrovato su una stele funerale in Turchia. È il famoso epitafio di Seiklos, che conoscerete, e che è costituito di 4 versi. Seiklos forse era sicilo, forse era anche un siciliano, che è mercante, magari, che viveva in Turchia, e che in pratica in questa brevissima composizione funerale dice: finché vivi risplendi, non darti troppo affanno, perché la vita è breve e il tempo giunge presto al suo fine.
Allora ci sono molti vasi, questa corda io ho fatto lo scherzo prima di scordarla, non volevo fare più. Allora, nella teoria greca si dice che non esistono gli accordi, ossia non si usavano, si usavano delle melodie senza alcun supporto, come facciamo noi con il pianoforte, gli accordi, i suoni contemporanei emessi contemporaneamente per sostenerli. Ma in tutti i vasi, in tutte le raffigurazioni che si vedono, i cittadini che tengono in mano il plettro da voi e dietro la mano è sempre aperta in questo modo. Ora, cosa, l'ipotesi è stata questa, ricostruendo questi strumenti, che con la mano aperta, con le dita, potessero toccare alcune corde per impedirli di vibrare. In questo modo si sentivano solo altre corde che suonavano in modo consonante. Perché se io faccio così, non è un consonante, non sono consonanti in questi intervalli, ma se io faccio così, suonano solo le note consonanti, le terze. Quindi, siccome per loro nel sistema teorico terze e seste non erano consonanti, difficilmente la teoria avrebbe accettato questo. Ma noi sappiamo che i musicisti pratici si sono sempre disinteressati degli insegnamenti dei teorici e sono sempre andati avanti. E poi i teorici, secoli dopo, hanno regolamentato gli usi. Sentite gli altri accordi? Il suono più grave è la terra.
L'altro elemento, in ordine di peso, è l'acqua, segue l'aria e arriviamo al fuoco. E siamo ancora sulla quarta, al quarto grado. Qui finiscono gli elementi della materia e inizia il cielo, i suoni celesti, quindi la luna, e poi abbiamo Mercurio, Venere e il sole al centro, completa la prima ottava, quindi dobbiamo andare avanti, perché abbiamo altre forme celesti, quindi abbiamo Marte, Giove, Saturno, qui finivano i pianeti allora conosciuti, e poi il cielo delle stelle fisse. E qui abbiamo un'ottava più una quinta. Il cielo, il firmamento in latino vuol dire coperto, cioè il coperto del mondo visibile è il cielo delle stelle fisse. Dopo, che cosa c'è? C'è il cielo iperuranico, cioè al di là del cielo, con tutte le intelligenze superiori, i cori angelici nella mitologia cristiana, i 9 cori angelici, fino a Dante ancora pensava che il mondo fosse organizzato in questo modo. Oppure, non so, le forme, le idee, il mondo delle idee, le forme, le cause formali su cui si fonda tutto il mondo. Quindi, proseguiamo e troviamo altre ottave, altre quinte, altre ottave, altre ottave, fino ad arrivare a suoni impercettibili. Noi possiamo dividere all'infinito questo ultimo tratto, arrivando a suoni che neanche si possono più udire. E quindi entriamo in un ambito chiaramente non fisico, metafisico. Ora questo, come finisce? Si vede nelle immagini che ho copiato, una mano che esce dalle nuvole e accorda l'universo. Accorda l'universo portandolo dal caos al cosmos, all'ordine, alla bellezza. Quindi questo è il significato profondo della musica per gli antichi. Non era soltanto l'intrattenimento o l'accompagnamento del movimento, della danza, o diciamo apparentemente la musica è anche questo, ma profondamente infatti è una scienza. E era inserita poi nella Tarda dell'umanità del Medioevo tra i 4 arti del quadrivio, gli arti liberali, che c'era infatti l'aritmetica, il numero 1, la geometria, l'astronomia e la musica. A noi sembra strano vedere la musica insieme a queste scienze matematiche, invece c'era, perché per loro la musica era la componente fondamentale dell'ordine dell'universo. Praticamente per Pitagora e per Platone i numeri sono e i suoni rendono sensibili le quantità numeriche, cioè i numeri sono delle cose intelligibili, non sono sensibili, noi non le sentiamo, percepiamo, ma attraverso i suoni percepiamo i numeri. Ma qua avviene una cosa particolare. Cioè i numeri non arrivano solo, i suoni non arrivano solo attraverso l'intelletto, ma arrivano anche attraverso il cuore, attraverso le emozioni. Quindi si unificano questi due aspetti della nostra conoscenza e della nostra percezione del mondo, attraverso la musica. Ora, andiamo avanti, perché questa, tenete presente che questa concezione nel mondo occidentale rimane fortissima fino a Cleopatra. Ma che cosa? Nel frattempo però cadono gli imperi, ne nascono altri, cambia la storia completamente, finisce il mondo greco, finisce il mondo romano, arrivano i barbari, gli arabi dal deserto si espandono in tutto il Mediterraneo fino a Roma. Ed è dagli arabi che dobbiamo ripartire per considerare questo strumento. Questo strumento è un lutto. E viene inventato dai Persia intorno al III secolo dopo Cristo, quindi ancora c'era Roma, ma siccome c'era una grave tensione militare tra i Parti e i Romani, chiaramente questo strumento non
non passa a Roma, almeno per quello che sappiamo. Vuole essere anche questo una rappresentazione del cosmo, come il monopolo cosmico. Questo in particolare lo mette in evidenza, questo è come se fosse la volta, vuole rappresentare la volta celeste. Le orbite circolari dei pianeti sono le rose e gli intervalli fra le corde sono quarte, sono intervalli di quarta, che erano quelli che nell'astronomia araba, che poi dipende tutto da quella alessandrina greca, erano intervalli fra i corpi celesti. Quindi questa è loro lo chiamavano barbati i persiani, poi gli arabi lo chiamano ud, cioè che poi diventa lud e liuto, quando loro hanno la bella idea di portarcelo in Sicilia e poi portarlo in Spagna, e da lì lo strumento comincia a diffondersi in Europa. Ma le prime raffigurazioni sono alla Cappella Palatina di Palermo, quindi è importantissima la Sicilia, è la porta di ingresso di questo genere. Che cos'è? È il modo in cui noi possiamo percepire i suoni dell'universo, ossia questi bei suoni dei pianeti che erano stati teorizzati da Pitagora e da Platone. Noi possiamo sentirli? No, nessuno riesce a sentire i suoni emessi dai pianeti, dai corpi celesti. Perché? Dicevano perché siamo troppo lontani, oppure perché li sentiamo sempre dalla nascita e quindi siamo abituati così tanto a sentirli che equivalgono per noi al silenzio. E allora ecco che dobbiamo costruire degli strumenti musicali per tradurre la musica celeste per i nostri orecchi. E questo era il tentativo di Liuto, era il tentativo degli astronomi persiani per poter sentire la musica delle sfere. In modo da poter percepire queste vibrazioni. L'unico modo per noi possibile. Infatti era lo strumento della meditazione. Thank you.
anche loro, e anche gli altri hanno sempre usato, ma poi ci sono dei suoni a cui non siamo abituati, tipo questi. Che è un nome persiano, anche questo è uno strumento di origine
persiana. Veniva suonato o con dei plettri o con dei martelli, come in questo caso. Questo strumento che è decorato con simboli geometrici, stelle a 5 punte, a 6 punte, a 4, sono tutti i numeri dell'armonia e della geometria, ha una importanza particolare perché è considerato tra gli strumenti angelici. Ora, gli strumenti, perché ci sono gli strumenti angelici? Di solito vediamo delle pitture medievali e non solo, gli angeli che suonano strumenti musicali. Come mai? L'angelo è un essere spirituale, non può suonare uno strumento materiale. Chiaramente è un simbolo del fatto che la musica viene dal cielo. Ed è un modo, l'angelo è un messaggero, è un modo per comunicare la realtà celeste all'uomo. È un contatto tra l'individuo e la collettività umana nel suo limite, con qualcosa di molto più grande, molto più illimitato che da cui trae origine. Quindi è questo il significato della musica angelica. E tra l'altro le risonanze del Salterio erano quelle che più ispiravano questa idea e attraverso la molteplicità degli suoni armonici, no? Che sono contenuti in tutti i suoni, anche nella nostra voce. La nostra voce è il risultato di tante piccole componenti vibratorie che sono le componenti armoniche che poi danno luogo al suono. Vi ricordo, nello stesso tempo io ho prodotto anche sol, ho un altro do, eccetera, che non si sentono distintamente, ma ci sono. In strumenti come questo, gli armonici emergono più prepotentemente. Ogni volta che io suono una di queste corde, risuonano anche tutte le altre. Quale più e quale meno? Oltretutto dando la possibilità ai monaci di studiare e cominciare a studiare proprio la polifonia e tutto questo discorso che sul Salterio si rende più evidente che su altri strumenti. Ora, esistono dei repertori delle biblioteche medievali, dei libri, purtroppo per cui è rimasto solo il titolo, sull'accordatura del Salterio, la geometria del Salterio. Perché è chiaro che è molto importante come lo si costruisce per avere determinati effetti.
Purtroppo però, questa è una cosa che ci manca, perché questi libri sono scomparsi. Non è solo la biblioteca di Alessandria che è scomparsa, ma anche tanti testi successivi medievali purtroppo sono spariti. Ma arriviamo a questo strumento che fa parte dell'allegoria della musica di Schaller e che è uno strumento particolare. Non l'ho portato soltanto perché è una curiosità, ma perché ha a che fare con i nostri discorsi. Ora, i monaci erano quelli, i monasteri erano quelli che più studiavano la musica allegorica. Non erano gli unici che la facevano. Sappiamo che abbiamo un corpus di musica trovadorica e di poesia trovadorica meraviglioso che non aveva a che fare col mondo ecclesiastico nel 1100-1200. Ma in generale la musica studiata è in ambito ecclesiastico. Ora, in Spagna, a un certo punto, nel corso del XII secolo, qualche monaco ebbe l'idea di fare uno strumento nuovo. Ma non è soltanto un'opera dell'ingegno, ma ha anche un valore simbolico. Ecco perché è raffigurato nella lettera della musica. E ora lo analizziamo. Lo strumento è questo. Si chiamava in due modi nel Medioevo, organistrum, non è chiaro che è originario questo nome, e sinfonia. Sinfonia invece è chiaro perché vuol dire consonanza, suoni prodotti insieme e organizzati per produrre consonanza. Questo è il suono di base. Thank you.
poi noi abbiamo trattato in modo così altisonante, invece poi diventerà uno strumento estremamente popolare, verrà chiamato poi lira mendicorum, la lira dei poveri, degli accattoni, oppure il violino dei dormi, perché poi diventa uno strumento popolare che veniva suonato per le strade dai suonatori ambulanti che spesso non avevano soldi e non avevano inventato la fisarmonica. Oggi il soldato si racconta la piena gente suona la fisarmonica. La fisarmonica ha sostituito la ghironda perché consente a una sola persona di fare tante cose. E quindi diciamo poi ha avuto una sua decadenza da questo aspetto che vi ho descritto. In ogni caso la sua origine è questa. Nasce certo dai monaci, che erano persone che conoscevano bene astronomia, matematica e quant'altro. Se non che devo raccontarvi anche un po' come va a finire il mito della musica delle sfere. Ossia, se fino al 500 si credeva ancora fermamente in questo mito, il mito comincia a scricchiolare un pochino. Prima c'è la rivoluzione copernicana, che comunque non lo tocca in tutto sommato, solo che la Terra da oggetto fermo e con la nota più grave cambia di suono eventualmente, no? E si muove di più e quindi ha un altro suono. E poi si arriva a Keplero, che parte da un'indagine proprio sulla musica del corpo. Le tre leggi del moto, dei moti planetari e la scoperta dell'orbita ellittica e non circolare parte dall'idea che Keplero, oggi gli scienziati di oggi dicono che era folle, l'idea che aveva lui di dimostrare che le relazioni dei modi planetari sono interpretabili secondo le regole armoniche. Infatti la terza legge è la legge armonica, si chiama così, la sua opera Harmonicis Mundi è la sua opera fondamentale, vuol dire tre leggi. Lui ci arriva in modo farraginoso, prima cercando di includere i solidi platonici dentro delle sfere per cercare di far capire che forse si può spiegare così l'armonia del sistema planetario. Poi invece cambia strada, si accorge che questo non funziona e passa attraverso la musica, identificando un accordo planetario su 8 ottave, eseguibile solo in un grande organo, e identificando le scale di ogni pianeta. Perché se prima ogni pianeta sull'orbita circolare faceva un solo suono, perché è sempre uguale, l'orbita è sempre uguale, essendo circolare, fa sempre quel suono. Se è ellittica, il suono non può essere lo stesso, perché a seconda della velocità e della distanza dal centro, che non è più centro, è un po' spostato, i suoni cambiano. Quindi Venere, che ha un'orbita quasi circolare, ha solo tre suoni che variano di pochissimo. Mercurio ha una scala ascendente e discendente lunghissima. Marte ha 5 suoni, Giove ne ha 6, e quindi identifica anche i suoni dei vari pianeti. Dopodiché però lui sa che questa percezione è solo una percezione intellettuale, non è una visione, non è una percezione che noi possiamo avere. Crea quindi questo accordo planetario e dice che i pianeti ogni 2 o 3 miliardi di anni riescono a assumere un allineamento tale per cui si dispongono nello spazio come le note di un pentagramma e attraverso 8 ottave di spazio indicato danno un accordo perfettamente consonante. Ma tutti i giorni, più volte all'anno, per esempio i tre pianeti più vicini, no? Mercurio, Venere e la Terra, hanno delle posizioni interpretabili armonicamente fra di loro. Questa musica questi numeri dell'astronomia tradotti in numeri dell'armonia, dell'armonia del tempo di Keplero naturalmente, che era diversa da quella di Pitagora, possono anche essere interpretate su un organo come una musica percepibile. Ma c'è un questo passaggio. Alla fine Keplero, che era un personaggio grandissimo, ma anche di grande dignità, si fa sfuggire in un suo scritto questa espressione, dice sì, ma tutte queste meraviglie, queste bellezze, queste armonie degli astri, della musica, dice, non sono state create solo per Keplero e per i matematici e gli astronomi, ma appartengono a tutti gli uomini,
anche agli ignoranti, anche ai contadini, per un istinto nascosto. E ribalta così quella che è la sensibilità diretta dell'uomo nei confronti dell'armonia, delle consonanze. Per cui il pastore siciliano che non ha mai studiato, oggi magari il pastore siciliano studia tutto, ma mi riferisco a quello di anni fa che non aveva mai studiato niente, li ho conosciuti diversi, e che costruiva e accordava perfettamente la propria ciaramella personale. Guarda caso, sulle consonanze fondamentali, ta, quinta e quarta, quelle identificate a Pitagora, riusciva a trovare nel suo strumento quella armonia perfetta che era nota agli studiosi, ma gli era perfettamente nota a lui come essere umano, per questo famoso istinto nascosto. Thank you.
piccole curiosità musicali. Ci può dire come utilizza queste conoscenze nel suo vissuto? Come l'aiutano queste conoscenze nella vita? Come mi aiutano? Prima di tutto mi aiutano perché attraverso la ricerca dei suoni, di questi suoni naturali, i suoni della natura, io cerco anche una bellezza e un equilibrio per me, dell'ambiente in cui sto, per le persone che mi circondano. Quindi trovo in questi suoni, nello studiare questi suoni naturali, anche quelli più semplici, questo appagamento. E inoltre sto svolgendo anche una ricerca sui suoni interni del nostro corpo, seguendo questa l'ordine dei chakra, che è stato studiato in India, e che sono 7 punti disposti lungo la nostra colonna vertebrale. E questi punti sono dei punti energetici e di risonanza molto importanti. E attraverso il canto, su diverse frequenze, si possono sentire dentro di noi queste risonanze. E tramite gli strumenti possono essere toccati questi? Sì. O è la voce che è più... Allora, la voce è il nostro strumento più importante, fondamentale. Gli strumenti ci servono per misurare delle altezze, queste cose qua, no? Possono influire, comunque influiscono anche sui nostri chakra, sui nostri centri energetici, e sono sicuramente anche loro questo. Le vibrazioni, sono tutte le vibrazioni che ci entrano dentro di noi. Perché è diverso sentire questo strumento dal vivo e sentirlo nella registrazione? Sì, infatti questa è stata anche l'esperienza, immagino, di molti, che l'ascoltare proprio dal vivo questi strumenti ci riporta a un'atmosfera che altrimenti non è possibile sperimentare. Esatto, perché il suono non è soltanto un'esperienza acustica, quindi riproducibile con un'apparecchiatura, ma è anche un'esperienza tattile. Anche perché sappiamo che le moderne apparecchiature tagliano tutte le frequenze. Tagliano tantissime frequenze. Se cominciamo a pensare a MP3, l'aspetto elettronico, no, di amplificazione, quelle non ci danno più la musica, ci danno delle immagini morte ormai del suono, no? Quindi... E fra gli strumenti ha trovato qualcuno che più risponde a questa legge di stimolazione dei chakra? O tutti gli strumenti sono belli fra questi antichi? No, non tutti, alcuni di più. Per esempio, io sento di più perché mi permette anche di creare dei suoni, di andare a cercare dei suoni che per esempio la ghironda non può fare, il satellite non può fare, perché sono già impostati. Sì, sì. È quello più libero, è un strumento molto più libero. Ora cosa succede? Che infatti la casa della musica che ho io andato serve questo, anche a questo, creare questo punto di incontro con persone che vogliono sentire i suoni veri, i suoni della natura direttamente. Che purtroppo la nostra esperienza acustica, musicale oggi è limitata spesso al suono riprodotto, che non è il suono vero, non può alimentarci il suono della radio o dello stereo come la musica direttamente, tutto perché si perdono tante frequenze e poi perché il nostro corpo riceve la musica non soltanto attraverso le orecchie, ma anche attraverso la pressione sul corpo, dell'onda che ci investe, e questo avviene limitatamente con gli apparecchi di riproduzione.
Taiwan Siemens, e però una bottiglia australiana, ma non vuol dire che già anche le nostre suono a trovare, perché oggi si trovano sempre meno le bottiglie di queste dimensioni mediterranee. Aguanus è il nome scientifico, poi dell'altro, come la chiamano gli australiani, non lo so. Da noi si chiama Brogna. La Brogna è la conchiglia bianca, grande, che veniva usata anche per dare segnali, campagna, al mare, eccetera, no? Una volta si usava. Comunque no, tutte le conchiglie fanno suono, non solo questa. Questa l'ho portata perché è bella. E si vede il vortice, la spirale logaritmica. Questo elemento estremamente elegante, che poi i greci riprendono nella voluta del cammello di Otto, no? È un dono della natura, perché praticamente il mollusco, che non ha studiato niente, lo costruisce con un'abilità incredibile. E che cos'è? È questa spirale costruita sul famoso rapporto della funzionale, il rapporto aureo, che è un altro, che è un rapporto della canone della bellezza, il rapporto di equilibrio perfetto, no? tra le dimensioni. Nella musica non si è mai seguito il rapporto aureo. In realtà nella unione musicale si segue questo, sostanzialmente il rapporto preferito è stato quello della quinta armonica, 3/2, che è un altro rapporto importantissimo, ma non c'è, diciamo, questi altri due grandi numeri di greco e di che sarebbe rapportato, non sono seguiti da qui. E il rapporto di quinta è il rapporto che serve per la delle consonanze. E questo non l'ho costruito io, questo qua è un minuto costruito al Cairo, in Egitto. In parte è la replica degli strumenti antichi che venivano fatti con una base di stucco nero in cui venivano incastrate le tessere di madre pelle, di avorio e di ebano, ma invece in questo caso vi dico, vi rivelo la triste novità, che questo è plastica, perché lo stucco si rovina, si sgretola e poi si perdono tutti i pezzi che stanno. Questa qua tiene, gli unici punti veri sono questi qua, questi più splendenti e madrepelle, e di qua è madrepelle veramente, no? Ma comunque quello che a me piace del strumento è la risonanza, il suono, cioè non è tanto per l'estetica che l'ho ottenuto. Quello c'è per l'intarsio. Sono degli intarsi fatti nel legno di intarsio e sono degli arabeschi, noi li chiamiamo arabeschi, sono tipici della decorazione araba. L'arabesco è anche musicale. Probabilmente per un motivo anti-islamico, perché non volevano anche
anche loro suonare tutti i perché era lo strumento dei mori. E loro allora inventano la chitarra che aveva la stessa corazzatura ma una forma diversa. Ma la tecnica viene dalla tecnica del flecto flamenco, con queste note velocissime, in realtà che con la scritta del pollice deriva dalla tecnica del flamenco. Riguarda anche la Sicilia, perché noi siamo dei paesi collegati tra arabi e spagnoli, tra